Ciao a tutti, buongiorno. Finalmente, dopo tanti mesi, mi ero preventivato di parlarvene prima di questo prodotto, però non ci sono mai riuscito. Si tratta dello spray al bambù, anzi dello spray bambù che poi è all'olio di broccoli, ma non vi allarmate perché non fa puzza di broccoli, di Cioccolatina. Cioccolatina è una linea di Shea Butter Cottage, della carissima Aqua, credo che il suo nome si pronunci così, che è sempre tanto gentile, ma pare che ho le orecchie storte stamattina, boh, sarà la luce. Allora, di questo spray, intanto è uno spray, ha un antigrespo lucidante che toglie magari l'effetto elettrizzato dal capello quando lo asciugate, e ora vi spiego un attimino una serie di cose. Intanto il pavo è di 6 mesi, come potete vedere qua, e gli ingredienti sono questi. Di questo prodotto ne esistono due versioni: la versione profumata, che è questa, e la versione neutra, che non ha nessun profumo. Allora, intanto, vabbè, la confezione è questa: è uno spray molto comodo, e la crema, perché è una crema fondamentalmente. Vediamo se riesco a farvela vedere, che fa sempre più profumo, basta che non mi arriva addosso. È questa qua, ha questa consistenza, le mie mani sempre ferme, devo dire. Allora, questo qui profumato ha un odore buonissimo di lavanda, però non è un odore di lavanda di quelli classici, perché a me l'odore di lavanda generalmente non mi fa impazzire. È un odore ammorbidito con altre cose, non lo so che cosa possa essere, però è un odore molto 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 gradevole. Quando lo uso, intanto dovete stare estremamente attenti con le dosi, perché è una crema abbastanza pesante. Io, per la mia lunghezza, anzi forse quando ce l'avevo anche più lunghi, ora li ho tagliati di un bel po', prima mi arrivavano qua sotto i capelli al mento, e di questo ne usavo circa una spruzzata, massimo due, proprio in casi eccezionali, perché è veramente molto pesante. L'ho utilizzato sia prima di asciugare i capelli sia dopo aver asciugato i capelli, e devo dirvi che io personalmente, avendo i capelli secchi, oddio, sono a periodi sicuramente crespi, è un prodotto eccezionale. A parte, chiaramente, il profumo che ha è abbastanza forte e rimane un po' sui capelli, non è di quegli odori che danno fastidio in maniera proprio eccessiva, ma è molto molto gradevole. Infatti qua c'è scritto che c'è l'olio di broccoli e altri condizionanti, vabbè, c'è la rosa damascena, l'estratto di bambù. Comunque gli ingredienti ve li ho fatti leggere prima. Dura un casino di tempo, io ce l'ho forse da 6 mesi, non lo uso spessissimissimo, però comunque l'ho utilizzato e devo dire che è fantastico, anzi ancora ne ho un bel po', non so se riuscite a vedere il livello, è arrivato qua. E la confezione è da 100 ml, e quindi vi stavo dicendo, io l'ho preferito usandolo prima di asciugare i capelli, perché secondo me li fa venire un po' meno unti rispetto all'utilizzo che se ne può fare dopo aver asciugato i capelli. Certo, se avete, che ne so, se vi asciugate i capelli e volete magari definirli, oppure volete togliere il crespo perché è troppo, questo prodotto vi può aiutare, però secondo me con i capelli bagnati se ne può usare un tantino di più. Con i capelli asciutti invece dovete stare molto più attenti, perché secondo me sui capelli asciutti unge ancora di più. Per cui dosate bene, dopo le prime volte che lo utilizzate comunque cominciate a regolarvi. Io all'inizio ho fatto tipo 2-3 spruzzate e mi sono ritrovato i capelli completamente unti. Però è veramente veramente un ottimo prodotto, credetemi, è una cosa eccezionale, è formulato in maniera pazzesca. E poi è comodo, la confezione è comoda, ha una fragranza comunque che è molto gradevole,
toglie il crespo, però non è uno di quei prodotti che magari ti toglie il crespo, però poi ti indurisce i capelli, perché ce ne sono di prodotti anticrespo che poi danno quella specie di sensazione di indurimento ai capelli. Questa, essendo una crema, li lascia molto 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 morbidi, è una cosa eccezionale. Comunque, fatemi sapere anche voi se lo conoscete, anche se questo prodotto è andato a ruba alla grande, secondo me non smetterà mai mai di esistere, perché è una cosa veramente eccezionale. E fatemi sapere voi se lo utilizzate e come vi trovate. Io vi ringrazio e ci rivedremo presto.